Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video di calciomercato dedicato all'Udinese a quello che è al momento il suo unico colpo di mercato di questa finestra invernale. In questo video parlerò quindi di Lautaro Giannetti, eh, della formula, eh, dei costi dell'operazione che lo hanno portato a Udine, andiamo a ripercorrere molto brevemente la sua carriera, a definirne le caratteristiche tecniche, a, a, ad analizzare il colpo per quelle che sono le sue prospettive in questa stagione e, e per il futuro dell'Udinese, quindi un po' tutta un, una scheda tattica e tecnica del calciatore, e come può anche ambientarsi nel nostro campionato e nel sistema di gioco dell'Udinese di Cioffi. E poi concluderò il video con un voto da 0 a 10 che sintetizza tutto il mio pensiero e ovviamente una chicca fantacalcistica anche per gli appassionati di questo gioco. Cominciamo con la formula, il giocatore arriva a parametro 0 a titolo gratuito, titolo definitivo ma gratuito, perché arriva dal campionato sudamericano, al campionato argentino, dove eh, il campionato è fermo. Eh, in Sud America il campionato no, non si gioca da, da, da settembre a maggio ma si gioca eh, con la pausa invernale e quindi eh, sono nella preparazione atletica per la stagione successiva. Quindi è un calciatore che ha terminato il suo contratto con, eh, con il Velez e si trasferisce all'Udinese a titolo definitivo gratuito. Ha firmato con l'Udinese un contratto di due anni, fino al 30 giugno del 2026, e cioè, due anni e mezzo, questa metà stagione e poi altri due anni. E, e non ho trovato dati relativi al suo stipendio, non credo che si parli di cifre particolarmente importanti, però se qualcuno dovesse avere delle, delle informazioni più dettagliate, magari qualche tifoso ludinese, insomma, che le scriva nei commenti per completezza. Quindi l'operazione è arrivata assolutamente a, a costo zero. ripercorriamo la carriera, perché è molto particolare la carriera di, di Giannetti, perché si sta parlando di un giocatore che eh, fino ad ora, a 30 anni, eh, ha vestito una sola maglia, quella del Velez e poi in poche occasioni quella della nazionale argentina giovanile e ha fatto anche tre apparizioni, mi sembra, con la nazionale maggiore. Eh, quindi è un giocatore che ha avuto una sola esperienza eh, calcistica, quella appunto del Velez, dove è cresciuto anche nelle giovanili. Eh, ha collezionato complessivamente 200 presenze con la, con la, con la, squadra, con la prima squadra. E quindi è un calciatore che eh, è la prima esperienza in Europa. A me ricorda molto, da tifoso della Fiorentina, mi ricorda molto un colpo di mercato che fece la Fiorentina di Montella, eh, al suo terzo e ultimo anno di, di ciclo appunto, di Montella, che era Basanta, che arrivava dal Monterrey eh, in Messico, anche lui era un giocatore argentino, che tra l'altro era un pochino più frequente, diciamo, nell'Albi nell Celeste, nella nazionale, però... Era eh, un giocatore della sua prima esperienza europea a 29 anni, 30 anni, forse addirittura 31 insomma ne aveva Basanta quando arrivò a Firenze, giocò una stagione poi, e poi tornò eh, in patria. Però vi dico la verità, Basanta, ne, che, che ne dicano in tanti che viene spesso nominato come bidone della Fiorentina, Basanta a me piacque quella stagione, diede una grande solidità difensiva, aveva un grande fiuto del gol, quindi eh, diciamo... Fu una grande sorpresa perché un calciatore che ha 30 anni, ha sempre giocato in Sud America, è un difensore, eh, arriva in Italia da, eh, insomma, a fare la sua prima esperienza e si ambienta così bene. Insomma, fu una sorpresa. Quindi come, come biglietto da visita mi ricorda un po' Basanta. Eh, giocatore che appunto ha, ha collezionato 200 presenze con il Velez eh, di cui era capitano l'ultima stagione è stato capitano della squadra eh, quindi saluta diciamo questa questa esperienza e prova questa questa, questa avventura eh, a udine eh, udinese che acquista un difensore centrale di cui effettivamente c'era bisogno eh, e qui andiamo alle caratteristiche tecniche del giocatore, perché eh, il, buon, il buon Giannetti è un difensore centrale puro, eh, sempre giocato in quel ruolo lì, non è un'evoluzione, non è che magari è partito mediano e poi è diventato difensore centrale, come ad esempio ha fatto Bijolle, no? Bijolle nasce mediano e poi diventa difensore centrale, no? Giannetti nasce difensore centrale, è sempre stato un difensore centrale e è abituato a giocare nella difesa 3. Per cui eh, è un giocatore che non deve mh, diciamo, ambientarsi nel sistema di gioco, almeno a livello di tattico difensivo. E, ed è un calciatore di cui l'Udinese sicuramente aveva bisogno, perché eh, con l'infortunio di Bijol, che comunque dovrebbe essere arrivato quasi alla sua conclusione, però è stata un'assenza sicuramente molto pesante, eh, l'Udinese ha avuto dei problemi in difesa, sicuramente, dove dove sono stati adattati dei calciatori, e dove, dove ci sono state delle, delle, delle prestazioni magari non particolarmente esaltanti dei vari Christensen, dei vari Cabasele, quindi non, non, non un, un reparto che ha dato la solidità che l'Udinese di solito ha avuto eh, anche recentemente, sicuramente l'assenza di Bijol pesa anche perché Neuwen Perez come braccetto è molto più efficace di quanto non lo sia da difensore centrale puro insomma da, da centrale della difesa a tre però eh, si sta parlando di di un reparto che sicuramente aveva bisogno di, di un rinforzo l'Udinese ha deciso di puntare su questo calciatore e è una scelta azzardata per più ragioni che ora vi vado a dire eh, però è una scelta a cui l'Udinese ci ha abituati cioè l'Udinese molto spesso pesca da, da Sud America, ha sempre avuto tanti calciatori sudamericani, eh, anche magari di nazionalità eh, minori, no? Eh, Cile, eh, Colombia, no? Eh, ha sempre avuto no, calciatori comunque sudamericani, ha spesso pescato da campionati esotici, eh, però molto spesso pesca calciatori giovani. Ecco, un calciatore di 30 anni che non ha mai giocato in Europa, è una scelta peculiare anche per l'Udinese, che però si sa avere uno scouting importante sotto questo punto di vista e quindi eh, non si sta parlando veramente di un colpo da nulla è eh, capitano del Velez, non è, non è uno sconosciuto però è un'operazione eh, che, che, che secondo me non si aspettava nessuno quali sono i rischi eh, legati al calciatore? poi andiamo alle sue caratteristiche tecniche eh, i rischi ovviamente sono quelli dell'ambientamento perché nel campionato sudamericano non ci sono le marcature che ci sono qua, si gioca molto distanti da, dagli uomini che hanno, che hanno il tempo eh, per poter ricevere palla, non c'è il pressing offensivo, eh, quasi assente, quindi anche quando c'è il giro palla in difesa puoi scambiarti il pallone con i compagni di reparto senza eh, dover eh, rischiare magari di, di perdere un pallone pericoloso in pressione avversaria. E quindi è un campionato molto diverso, ovviamente è diverso anche a livello di qualità assoluta, e quindi si sta parlando di un ambientamento che sulla carta non è semplice, poi gli argentini tendono ad ambientarsi spesso molto velocemente e bene, però il punto di domanda sull'ambientamento è d'obbligo, insomma no, non si può far finta di nulla, però il vero rischio che si assume l'Udinese con questa operazione è quello legato alla condizione atletica del calciatore che nell'ultima stagione, eh, stagione eh, con il Velez, la 2022-2023, insomma, ha collezionato un buon numero di presenze, una ventina, qualcosa di più, considerate che il campionato è, più, è composto da meno giornate, l ha giocato quasi tutte, insomma ha fatto un buon, un, buon, un buon campionato a livello di, di, di presenze però negli ultimi 5 anni eh, Giannetti si è rotto due volte il crociato e una volta il menisco. Quindi eh, negli ultimi 5 anni, due li ha passati in infermeria, con due infortuni seri, arrivati in età, non dico avanzata, perché 20, 28 anni non è che sei vecchio, però non è il classico infortunio che hai a 18 anni, 19, che magari smaltisci, eh, sono infortuni recenti, ha avuto una ricaduta, perché si è rotto due volte il crociato in due anni eh, e nel mezzo si è rotto anche il menisco. Quindi è un giocatore con delle gambe un po', un po malandate, eh, con, de con dei legamenti un po' malandati, e questo è un aspetto da non sottovalutare perché, perché comunque tu vai a prendere questo calciatore per tappare una buca a livello numerico proprio di reparto, ed è un calciatore che non garantisce stabilità fisica. E questo è giusto sottolinearlo perché sono infortuni seri. Poi ha avuto anche problemi all'adduttore, ma quelli sono infortuni diciamo che ci possono stare nella carriera di un calciatore. Il crociato non sono in tanti a romperselo e eh, sono pochi a romperselo due volte. Quindi eh, in così poco tempo. Per cui son, sono, è un biglietto da visita non esaltante, ecco, dal punto di vista della, della stabilità fisica. Andiamo però adesso alle caratteristiche tecniche, quindi a... Uh, a quelli che sono i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza come dicevo prima è un difensore centrale è un giocatore che che, che ha sempre giocato in quel ruolo lì che ha mh, un notevole punto di forza perché è uno dei migliori giocatori al mondo per... io parlo di statistica ovviamente poi sul mio canale ho portato un annetto fa un video basato sulle statistiche perché un utente mi chiese un, una statistica precisa, mi sembra dei tiri in porta forse sbaglio della precisione sotto porta, una cosa del genere. Io anal analizzai quella statistica e feci anche un video eh, in generale sul su il concetto di statistica nel calcio. Quindi se cercate sul mio canale, no, scrivete Fantapolenne Statistiche. e... Trovate la mia considerazione sulle statistiche, non voglio ripetermi perché comunque fu un video abbastanza approfondito. Però eh, si può andare a leggere delle statistiche di un calciatore per inquadrare un pochino quelli che sono i suoi punti di forza. Se si va a vedere le statistiche di, di, di Giannetti, e eh, ce le ho qua davanti, ci sono due dati in particolare che emergono in maniera clamorosa perché eh, è tra, tra i migliori giocatori al mondo. Cioè, eh, è, un, è un sito questo che praticamente divide in percentili i calciatori. E in, in queste due statistiche Giannetti ha solamente l'1% di calciatori al mondo meglio di lui. Questo per farvi capire che è un top assoluto a livello mondiale in queste due caratteristiche, che sono i duelli aerei vinti e le, le, gli intercetti. In queste due caratteristiche è un giocatore sontuoso. Eh, e. In, soprattutto nei duelli aerei secondo me non c'è differenza di campionato ambientamento cioè se sei forte nello stacco se prendi bene il tempo se, se vinci i duelli con, con gli avversari lo, lo fai in tutti i campionati non, non è che ci sono distinzioni sotto questo punto di vista quindi è un, è un maestro assoluto del gioco aereo è un maestro assoluto degli intercetti questo cosa significa che è un giocatore che ha un grandissimo senso della posizione Ovviamente invece il senso della posizione è una cosa che andrà e ehm, poi contestualizzata nel nu nuovo campionato, perché nel campionato italiano c'è un sistema tattico e anche gli, gli attaccanti, gli, 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 le mezzale, insomma il modo di attaccare del campionato italiano è sicuramente molto più articolato di quanto non sia quello sudamericano, quindi il senso della posizione magari è anche più complesso da, da mantenere rispetto a a quello che, che ti è richiesto in Argentina, però in questi due fondamentali è, è un top assoluto a livello mondiale e quindi è un giocatore che si esalta in che contesto nell'area di rigore? È un giocatore che si esalta nell'area di rigore perché eh, stoppa la maggior parte dei cross che arrivano e, e intercetta la maggior parte dei filtranti. Quindi è un giocatore che è eh, essenziale sotto questo punto di vista. Poi è un giocatore bravo anche nei contrasti, nei, nei blocchi, eh, insomma nel, 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 nei duelli eh, individuali, fisici contro, contro gli avversari, è un giocatore che è molto pulito nelle negli, negli interventi scivolata, nei tackle, quindi è un calciatore che comunque eh, sa esaltarsi quando deve affrontare un calciatore, ma attenzione, è un calciatore che affronta gli avversari a distanza. Non è un marcatore, non è un marcatore a uomo, non è un giocatore che si appiccica all'avversario e non lo lascia respirare, e quindi nel Venezia è sempre stato un po' lo stopper, no? un ruolo che in Italia non esiste più, però è stato un pochino lo stopper, quindi il calciatore che interviene da ultimo uomo proprio perché ha questa grande pulizia nell'intervento in scivolata, perché ha questo, questa grande capacità di vincere duelli, e ha questa dote dell'intercettare palloni, e quindi è sempre stato l'ultimo baluardo del Velez. Ecco che dico eh, che nell'ipotetico 3-5-2 del, dell'Udinese, ipotizzando che rientra Bijolle, che quindi sarà Bijolle, eh, fisiologicamente il leader difensivo, con Perez che viene nuovamente dirottato sulla destra, che è il suo vero ruolo, e Giannetti come centrale puro difensivo, cioè al posto di Bijol che magari potrebbe essere scavato a, a, a interno destro, insomma, di difesa, eh, io lo vedo un pochino più pericolante, proprio perché ha questa, questa caratteristica di non essere un marcatore puro a uomo. Quindi, siccome la maggior parte delle nostre squadre in campionato gioca con una punta unica, eh, tendenzialmente il centrale della difesa 3 eh, va a marcare a uomo il centravanti avversario, mentre i due braccetti sono quelli che invece lo coprono. Se invece tu affronti una squadra a due punte, allora a quel punto sono i due braccetti che. Che marcano le due punte e tu centrale che, che li copri alle spalle, che, che quindi fai lo stopper. Quindi, secondo me, Giannetti può essere una buonissima carta jolly per quelle che sono le sue caratteristiche quando affronti squadre che giocano a due punte, squadre che giocano col 3-5-2, squadre che giocano col 4-3-1-2, squadre che giocano con impostazioni di gioco di questo tipo e Giannetti può essere una carta molto interessante con magari Perez da una parte e Bijol dall'altra che invece sono due molto bravi a marcare a uomo e quindi può essere un, una carta interessante sotto questo punto di vista la vedo un pochino più pericolante come braccetto oppure quando deve, devi affrontare una squadra che gioca a una punta sola e quindi devi stare dietro alla punta e lì la vedo un pochino più, più in difficoltà ad esempio l'Udinese contro nell'ultima partita giocata in campionato contro la Fiorentina, ha preso un gol eh, da, da Beltrán su, sul cross di Faraoni, proprio perché Perez ha perso l'uomo in marcatura. Eh, Beltrán ha fatto un bel movimento, indubbiamente, altro calciatore che arriva dal campionato argentino, eh, però Perez se lo è perso. Eh, Giannetti non è bravissimo eh, nel, nel tenere a uomo i, i, i giocatori, però su un cross di questo tipo forse sarebbe intervenuto. Quindi eh, sono circostanze differenti secondo me è una buona carta jolly da, da ovviamente se si deve se si integra bene perché poi ti devi legare bene con i compagni per fare il fuorigioco eccetera eccetera quindi sotto questo punto di vista è un giocatore che dovrà essere gestito da cioffi dovrà essere valutato però ha, ha, ha questo picco nella caratteristica degli intercetti e, e dei duelli aerei che può essere sfruttato dall'udinese ovviamente non è tutto oro quello che luccica ci sono anche dei difetti e quelli principali oltre alla fragilità fisica che è evidente ma qui sto parlando di difetti tecnici c'è la qualità tecnica proprio nel, in fase di possesso è un giocatore che sbaglia tantissimi passaggi che, che, che va in difficoltà quando deve impostare e quindi eh, lui ha registrato bruttissimi risultati sotto questo punto di vista ha fatto prendere anche dei gol al Velez per palloni persi in, in ripartenza dal basso in un campionato dove non c'è pressing, in Italia dove ci sono tante le squadre che ti vengono a pressare alto per mettere in difficoltà i difensori, può essere molto pericoloso. Quindi Giannetti è pericoloso sotto questo punto di vista e è da vedere se ovviamente può migliorare sotto, sotto l'aspetto della, della precisione, della freddezza, della lucidità palla al piede, ma io credo di no, perché mh, quando proprio vai a prendere un calciatore di 30 anni ha delle caratteristiche consolidate, mature, ma ha anche dei difetti ormai irreversibili. Quindi secondo me questo aspetto è grave. Eh, è vero che l'Udinese non è una squadra molto giochista, è una squadra che lascia molto il possesso palla agli avversari, eh, che cerca di, di giocare in transizione, di ripartenza, quindi diciamo che no, non è fondamentale ecco, essere molto lucidi per i difensori in fase di possesso, perché non è che fa tanto giro palla difensivo l'Udinese, però... Ci può essere la circostanza in cui eh, c'è bisogno di appoggiarsi anche al difensore e Giannetti è pericoloso sotto questo punto di vista. Certo è che avere un Wallace davanti è comunque una buona garanzia perché è un giocatore che comunque quando tu riparti dal basso si propone sempre di portare sul pallone, perché hai sempre la, lo scarico sull'esterno per, eh, per Ebosele o per. Eh, Camarà, insomma chi è che gioca sulla sinistra, che è, è Camarà, Zemura, insomma sono, sono tutti comunque giocatori che hanno corsa, che percorrono tutta la fascia, quindi ti danno comunque un'alternativa interessante nell'apertura di campo, però è un calciatore molto impreciso sotto questo punto di vista, è abbonato al cartellino giallo, perché mh, nelle 200 partite che ha giocato con la maglia del Velez, ho qui la statistica, ehm, ha collezionato ben 42 cartellini gialli e 5 cartellini rossi, quindi eh, praticamente una munizione ogni 5 partite e un'espulsione eh, a campionato, ecco questo è un po', un po la sua media e sono tante, cioè una, una, una munizione ogni 5 partite, sono tante, e... I, in Serie A c'è il rischio, visto una tecnica... E individuale che non è altissima ma c'è tanta velocità perché in Italia sono tanti tante le squadre che in attacco sugli esterni schierano calciatori rapidi il rischio che un giocatore che gioca molto su, sugli intercetti sugli anticipi possa arrivare in ritardo e essere costretto al, al fallo tattico è alto e quindi eh, questo è un altro difetto secondo me di Giannetti che comunque è un calciatore che per caratteristiche può un po' faticare in Serie A per, per questa cosa tecnica, per questo difetto tecnico che ha nella gestione del pallone, però l'Udinese è forse la squadra più indicata sotto questo punto di vista, perché è quella che chiama meno in causa i difensori nel giro palla, e però ha questa, questo, questa qualità innata. Del, del gioco aereo che per una squadra molto attendista come l'Udinese che magari spinge verso l'esterno gli avversari perché l'Udinese crea molta densità al centro del campo nella zona centrale del campo e quindi costringe diciamo l'avversario ad andare sull'esterno e quando sei sull'esterno poi tendi a crossare e quindi avere dei maestri del gioco aereo come Bijol e come Giannetti potrebbe essere un, una bella arma, insomma, per, per contrastare le, le squadre avversarie. Io penso, come ho detto prima, che Giannetti possa essere una buona carta da giocarsi nelle partite giuste. Nelle partite giuste, quindi, o contro le squadre che giocano a due punte, sfruttando le marcature di Bijol e Perez a, a, ai suoi lati, e quindi mettendo lui nel mezzo a fare lo stopper, oppure quando devi marcare un bisontone, devi marcare un Duric. Per dire del Verona, allora Giannetti è, un, è, è una bella scelta perché Dioric è un giocatore poco mobile ma molto forte nel gioco aereo che viene cercato con i cross, quindi avere un maestro de, de, del gioco aereo. Che, che ha invece proprio nel, nel dinamismo difensivo il suo punto debole è, è, è proprio l'avversario ideale per un Diuric per fare un esempio potrebbe essere un, un, un Pavoletti no? quei, quei calciatori che, che hanno la, lo, lo stesso pregio di Giannetti allora a quel punto tu eh, te la giochi ad armi pari e speri insomma, che il tuo difensore abbia la meglio ha un'altra statistica dove non è molto... Molto esaltante è quella del, del, dei contrasti vinti sulla tre quarti offensiva, che è molto bellamente, se si va a vedere la media di contrasti vinti nella tre quarti offensiva eh, a partita è zero. <ride> Lui praticamente non, 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 non avanza mai troppo la sua posizione. Eh, questo perché non è particolarmente scattante. Eh, e comunque secondo me è una buona è una buona presa di coscienza, cioè sai di non essere particolarmente veloce, io dico sempre, eh, questo lo, lo dico in generale, non è su Giannetti, è eh, una cosa specifica, è generica, quando uno va su YouTube eh, o sui siti de, delle squadre di calcio che presentano i nuovi acquisti, si parla ai difensori e vedi soltanto interventi in scivolata, no? Ti fanno vedere 75 interventi in scivolata, sono spettacolari, sono belli, indubbiamente, no? Eh, però significa che... O l'avversario corre più veloce di te e quindi te sei costretto a entrare in scivolata perché altrimenti no, non lo recuperi, oppure che eri fuori posizione e, e quindi sei costretto a fare un intervento rischioso perché poi se non prendi il pallone magari procuri un calcio di rigore, magari prendi il cartellino e per, per mh, come si può dire pareggiare l'errore che hai fatto iniziale. No? Quindi quando un calciatore sfrutta troppo il suo la sua scivolata significa che c'è qualcosa che non funziona prima. E quindi esaltare gli interventi in scivolata eh, c'è due lati della medaglia. Sicuramente bisogna saperli fare, calciatori che hanno un grande... Eh, un grande tempismo nelle scivolate una grande pulizia nelle scivolate come esempio Nesta che probabilmente è stato il migliore in assoluto nel fare queste cose e è, è quello che ti permette magari di, di, di evitare un, un gol una ripartenza o un dribbling che un altro calciatore subirebbe no quindi è sicuramente un'arma importante ma chi ne, ne, ne usufruisce troppo significa che ha qualche difetto alla base Giannetti è consapevole di non essere molto rapido e quindi non avanza troppo la sua posizione Alvelez non l'ha praticamente mai fatto, è un giocatore che gioca nella sua metà campo più a ridosso dell'area di rigore possibile e, e quindi è una caratteristica che chiaramente se giocassi in un'Atalanta non andrebbe bene Ma nell'Udinese non è chiaramente un, un difetto però era bene sottolineare anche questo, questo aspetto quindi che voto andiamo a dare a, al buon Giannetti alludinese? Ma ehm, da un 5,5, complessivamente da un 5,5 perché è un'operazione un rischiosa sicuramente e i difensori sono sempre stati dell'idea che molto, molto della qualità e del rendimento della, di un difensore la fa il reparto e il reparto lo organizza l'allenatore. Quindi non, ovviamente l'individualità forte o l'individualità scarsa emerge anche in una difesa organizzata bene o male. Però ehm, la maggior parte del rendimento di un difensore la fa l'allenatore, secondo me. E quindi non c'è bisogno di andare a prendere difensori stratosferici se hai un allenatore che cura molto la fase difensiva. Però c'era bisogno sicuramente di qualche rinforzo là dietro perché mh, tanti de degli acquisti in quel reparto hanno deluso e, e Giannetti non garantisce secondo me un rendimento alto sia per una questione che è uno, un, un ragazzo di 30 anni che fa la sua prima esperienza fuori dal Velez ma soprattutto per, per i problemi fisici. Cioè, capisco che è un'operazione a costo zero perché arriva a parametro zero, capisco che che è un'operazione che economicamente non, non ti va a pesare. È altrettanto vero che l'Udinese negli ultimi anni, tra, tra Musso, Udoge, De Paul, Molina, e a breve arriverà anche la cessione di Samarzic, è stato ceduto Beto, cioè sono stati ceduti calciatori, che l'Udinese ha già preso 300, 200 milioni da questi calciatori, non, secondo me non c'è la necessità di prendere giocatori a zero, si può comunque spendere qualcosina, non parlo di cifre folli e prendere un calciatore che viene da due crociate e un menisco. Non lo so, cioè secondo me se hai un problema numerico nel reparto, non è il profilo ideale, quindi non mi convince particolarmente a livello atletico, il calciatore ha delle caratteristiche particolari, è uno dei migliori al mondo in un paio di aspetti eh, e quindi se schierato nelle partite giuste in cui questi aspetti sono importanti, sono necessari, sono richiesti, può essere anche una mossa vincente. Però non penso che sia quella manovra di mercato che ti va a stravolgere il rendimento difensivo della squadra. Il rendimento difensivo della squadra verrà stravolto quando rientrerà Bijol. Ecco, questo è un, po', è un po' il concetto. Chicca Calcistica. allora, chicca fantacarcistica, un giocatore che non si sa se sarà titolare o meno, bisognerà vedere il suo ambientamento immediato ovviamente nel, nel campionato, quindi quali saranno le scelte che andrà a fare Cioffi... Il fatto che non garantisca titolarità secondo me lo rende poco appetibile in un'asta di riparazione, eh, però se fate l'asta magari a, a febbraio inoltrato e potete osservare se Giannetti giocherà le prime. Eh, diciamo che se Giannetti dovesse giocare titolare già dalle prime giornate è prendibile, a quel punto diventa un titolare low cost di una squadra comunque buona a livello difensivo. E perché se gioca subito appena arrivato dal Vélez vuol dire che ha convinto Cioffi quindi continuerà a giocare a meno di clamorosi e ribaltoni se non dovesse giocare diciamo che è comprensibile e fisiologico per un calciatore che arriva da, da, dall'altra parte del mondo però diventa rischioso prenderlo perché secondo me il punto è questo al fantacalcio bisogna sempre avere i titolari se vuoi prendere un calciatore che non garantisce la titolarità deve essere secondo me un potenziale crack quindi un calciatore che Forse non gioca, ma se gioca mh, ti fa la differenza. Giannetti, se non dovesse giocare le prime, diventa un giocatore che forse gioca e se gioca potrebbe anche non fare bene. Quindi non è un profilo da, da fantacalcio. Secondo me poi questa, questo abbonamento che ha al cartellino al fantacalcio è deleterio e, e quindi lo eviterei. Il mio video si conclude qua, vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate di questa operazione, un utente tifoso dell'Udinese mi aveva chiesto questo video, spero che sia soddisfatto dell'analisi e vi invito a iscrivervi al canale se non lo siete per supportarmi, se volete altri video non solo sull'Udinese in generale, se avete una richiesta specifica di un calciatore di cui volete la scheda tecnica del mercato, se volete dei video specifici su qualsiasi argomento, chiedete pure, io cerco di accontentare sempre tutti. E commentate perché tanto io rispondo a tutti e se posso cerco eh, di, eh, di, di rendere tutti partecipi insomma de, sul mio canale noi ci vediamo come sempre ai prossimi video dedicati a altri colpi di mercato mh, interessanti di questa finestra e poi alla giornata che che si giocherà che è una giornata di merda perché con quattro partite rinviate per la supercoppa è una giornata a metà che aveva anche poco senso giocare, tanto valeva traslarla a San Valentino interamente. Il mio video si conclude qua, un caro saluto a tutti, ciao!